E bella a tutti ragazzi, sono Max Arnerd e siamo qui nell'ottavo episodio. Ottavo episodio dove vedremo la sequenza numero 8 e senza dilungarci oltre, partiamo in subito. Vai, caricamento proprio veloce, perfetto. Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo. Esattamente. La guardia svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Va bene, abbiamo visto un Arnaud un po' incazzuso, ma non ha torto. Pronti? Mirate! Fuoco! Mamma Ben mia. fatto! Tutti ai posti! Che brutta scena. Viva la rivoluzione! Ormai la rivoluzione è Viva la nel vivo. rivoluzione! Ok, vediamo cosa ci tocca fare. Vero, che gran Introduciti nel retorica hanno i palazzo. ribelli assetati di sangue oggigiorno. Ok. Allora. Io non riesco a vederli però. Direi di andarci in stealth, anche se non è mai una cosa che io faccio. Allora, aspettiamo un attimo che si fermi. Come cazzo ha fatto a mancarmi? Affanculo. Iniziamo già male. Va bene. E come al solito niente stealth, perciò Riesci a va correre bene. più veloce? Andiamoci di prepotenza. Avvicinatelo, prendetelo qua. Ok, facciamo un lavoro pulito. Tutto figlio di una puttana. Devo prenderlo. Figlio di puttana. Non parecchi. Oggi non vuole parare. Ah ok, para, para. Facciamolo fuori. Ok, abbiamo iniziato con un bel po' di azione già. Direi Qualche entriamo. segno? E facciamoli fuori tutti. Tanto ormai la copertura è saltata, no? E andiamo così.
Ok. Ti farò soffrire. Mamma mia, ma quanti cazzo sono? Il spettro! Sono tantissimi oggi. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio del re, perciò dobbiamo salire. Perché sicuramente non sta ai piani bassi l'ufficio del re. Figlio di puttana. Mamma mia, che uccisione buggata. Via, via, indietro. Non ce l'ho con te. Perciò se te ne stai in disfatto non ti faccio niente. Germain, o sbaglio? No, ho visto male. Non hai affatto l'aspetto di un rivoluzionario. Oh, l'avevo proprio scambiato per Germain al primo colpo, ma poi mi sono accorto che non era lui. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Anche lui è una lama celata. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. Trovata. Stavi dicendo? Ottimo lavoro, amico mio. Incredibile. Hai trovato? La cornucopia, sì. E tu? Credo di sì. Sì, eccole. Ora la faccenda è chiusa. Allora propongo di andare. Anche perché sta arrivando un bel po' di casino. Che cos'è? La via d'uscita, coprimi, ti va? Ah sì, dai, diciamo proprio che anche questa sembra una persona abbastanza cazzuta. Sei un demonio con le lame. Dove hai imparato a lottare? Ben fatto. Ti devi anche un po' muovere però. Mamma mia che parata, complimenti. Seconda parata. Spera anche di uccidere. Ben fatto. Ecco dove sei. Perché devo ancora ricaricare la lama? Devo spostare se si può quel cazzo di occhio dell'aquila dal triangolo, perché è veramente insopportabile. Lo clicco ogni cazzo di volta. Ancora un po'. Ok, dai, dai. Immaginavo. Andiamo. Cercate dappertutto. Voglio quei documenti. Cerca, cerca, ormai sono bruciati. Che diavolo. Sì, il capitano Rui fa quell'effetto. Lo conosci? Un'erbaccia che non ho ancora estirpato. Hai informazioni che voglio. Devo ritornare lassù. In quel caos non lo troverai mai. Vieni con me, ho un'idea migliore. Te la sei cavata alla grande prima. Hai mai pensato a una carriera nell'esercito? Non mi piace eseguire gli ordini. Il morbo dei generali e degli statisti è ovunque.
Tu sei un individualista. So cosa provi. Quelli come noi hanno un vantaggio rispetto al resto dei militari. Sai? Pensiamo con la nostra testa. Ah, non avevo letto, allora avevo pensato giusto. È proprio Napoleone. Saresti maresciallo fra 10 anni, garantito. Offerta generosa, ma no. Non avevo letto che appunto c'era scritto segui Napoleone. E forse prima anche difendi Napoleone, ma non ci ho fatto caso. Sì, mi sa che è proprio il nostro Napoleone Bonaparte. Infatti. Napoleone Bonaparte. Secondo tenente dell'artiglieria. Per ora. Arnaud Dorian. Piacere mio. Ha un favore personale, se te lo chiedono. Io non ero qui. Ho assistito alla scena dal mobiliere al di là del carusello. Uno dei tanti. Ma visto che ci sono, prendo questo scrigno almeno. Spero che però non sia di... Ok, non è di terzo livello. L'altra volta ho avuto il culo, ma non è che ho sempre così tanto culo. Ok, mamma mia il pelo. Va bene, tanto ormai dei soldi non è che me ne faccio più qualcosa, perché il personaggio è potenziato al massimo. E poi sono veramente strapieno. Ma dove cazzo stiamo andando? E ora? Un momento. Forse dovresti ripararti. Perché? Oh cazzo. Tutto a posto, signore? Sì, caporale. Ottimo colpo. Delicato. Gli addestramenti sono la chiave del successo. Dobbiamo andare, signore. Ci dividiamo qui. Quanto a Rui? Dammi qualche giorno. Vedrò quello che riesco a scoprire su di lui. Potrei organizzare un incontro. A presto. Va bene, quindi abbiamo fatto una nuova conoscenza, che è Napoleone Bonaparte. E finisce anche qui il ricordo della sequenza 8. E andiamo avanti. Va bene signori, vi ho tagliato il pezzo di strada che portava al secondo ricordo. Iniziamo subito, massacri settembrini. Ci ritroviamo di nuovo con Stamane Napoleone. Ho incontrato 3 uomini con la testa di un poveretto su una picca. Mi hanno preso per un nobile per via dell'uniforme e volevano che gridassi viva la Repubblica per provare la mia lealtà. Suppongo che esibire la coccarda tricolore sia fuori moda. Che hai fatto? Ho gridato viva la Repubblica. Un uomo di principio. La vita vale più della dignità. Ma questo è ciò che succede quando il potere finisce in mano a pazzi e affamati e l'esercito è guidato da selvaggi assetati di sangue. Ruia. Volevo farlo assegnare a una guarnigione fuori mano, ma quell'uomo ha amici molto in alto. È intoccabile. Ma è lui il nostro obiettivo. Posso trovarlo? In giro corre voce che lui e alcuni dei compari intendano marciare sul Grand Châtelet oggi pomeriggio. Se dovesse capitargli qualcosa, la Francia non ne soffrirebbe. Né la mia carriera. Bene. Preparati un discorso. Modo carino per dire sto andando ad ammazzarlo. Allora. Ok, mi sa che questo è già l'ultimo ricordo della sequenza 8. Fa sempre così. I templari stanno proprio prendendo il posto delle guardie francesi. Forza gente, voglio un guardiano! Quella aveva una testa sopra la sua lancia. Assassina Rue Ruil, se
mi ricordo male, si chiama, si pronuncia così. Ok, continua. Va bene, andiamo a fare fuori questo stronzo. Allora. Ci sarà un montacarichi per salire o no? Non penso. Però c'è questo. Tenete le mani in vista. Mostri! Maledetto traditore! Figli di puttana. Ah, era qua, non l'avevo visto. Io pensavo che era giù. E sto uscendo proprio i cazzi miei. Ok. Ok. Bastardi. Non so a che unità appartenete, ma grazie. Se vuoi ringraziarmi, puoi andare alle mura a fermare questi massacri. Come salgo di là? Mamma mia, che salto. No, no. Razza di idiota. Cibo, lo avrai quando starai morendo di fame. Fanculo. Che disastro. Che ne facciamo dei corpi? Lasciali lì. Che cosa aspettiamo? Ci sono... Ok. Ok, non si è neanche accorto di noi. E neanche questo. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Me lo immaginavo. Perché sali su sti cazzo di tavoli di merda? Ai prigionieri, okay. Morte ai traditori, respingeteli. Viva la rivoluzione, forza nella breccia, state in riga. Perfetto. Vai all'inferno. Che diavolo è? Ok. Che comodità queste lame. Non si accorgono neanche che siamo qua. Mamma mia, che uccisioni. Allora, se io vado di là potrei... No. Di qua non risolvo niente. No, mi sa che devo uscire di qua. Ok, sì, ci siamo, ci siamo. Ehi, guardiano! C'è qui tuo... Perfetto. Abbiamo preso un bel agguato. Abbiamo trovato una nuova posizione in diretta, assassino. Ok, qual è il bersaglio? Questo, ammazziamolo. Se avete ordini di cacciarci da Mirabon, questa sala, allora dovrete usare la forza. Non ce ne andremo se non con le baionette. Un grandissimo rivoluzionario. Ah, ma amministrare è governare. E governare è regnare.
Questo è il succo del problema. Signor Mirabeau. Patel. Vero. La Francia merita di meglio. Cos'è stato? Il Palais du Luxembourg. Rouillet, ripulite tutto, e ora? Lo dicevo che avrebbe parlato. Ottimo lavoro, capitano. Marie. Il prezzo del grano è più alto che mai, Gran Maestro. Gli agenti dirotteranno i carichi ai nostri porti. Aspettano il vostro ordine. Beh, affamateli. La fame e la furia sveleranno ai loro occhi i falsi maestri. Andateci piano. Per ciò che chiedete ci vorrà un anno, Gran Maestro, se non due. Muori, falso patriota! E va bene, ora ci tocca scappare e far casino. Prima far casino però e poi scappare. Mamma mia, sono tantissimi. Ok. Erano veramente troppi, non potevo stare ad ammazzarli uno a uno. No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Che cazzo? Ok. Perfetto. Alabarda leggera. E anche ricordo 2 è finito. Abbiamo anche guadagnato un trofeo che è traccia insanguinata. Penso che sia finita la sequenza adesso. Ok signore, allora direi di salutarci qui. L'episodio numero 8 è finito. Spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto fatemelo vedere con un mi piace, magari un commento, che sapete che sono importantissimi per me. E ci vediamo al prossimo episodio, che è il numero 9. Bella raga!